Fatto la schedina? Ho fatto la schedina. E sono stato congelato per il pareggio in casa dell'Inter con la Sampdoria. Non la schedina del Totocalcio. La scheda di iscrizione all'ufficio collocamento. Ah no, quella l'ho fatta. Vado a farla dal collega. Quel signore lì? Sì. È un amico suo? Lo conosce? Scusi, signore. E lei che fa le schedine a mano? Sì. Me ne fa una? Sì, mi faccia vedere il curriculum. Qui? Davanti a tutti? Perché ha qualcosa da nascondere, lei? Ma no, dico, ma... Oh, ci sono le signore. Vabbè, che significa ci sono le signore? Cosa ha capito? Curriculum. Cioè, una lista di impieghi dove lei è stato, di posti precedenti, di referenze. No, no, non ce l'ho, vivo, ma poco... Curriculum. Sono scarso. Ho capito. Va bene, mi dica le sue attitudini. Le mie attitudini anche sono scarse, perché io da bambino sono stato proprio bene. Io si immagino che ho avuto la crosta lattea, la tossa sinina, la tossa convulsa, un po' di febbre gialla, la varicella, un'ernia strozzata, due orecchioni e basta. Ah, e niente? Ah, no, no, ho fatto per raccontarmi. All'età di 15 anni ho avuto la meningite. E lei l'ha avuto la meningite? No, io no. Peccato. Come peccato? Avrebbe fatto un'esperienza. Vabbè, un'esperienza del genere non ci tengo a farlo. Tanto meglio. E appunto? Perché con la meningite si muore o si rimane stupido? Io non sono morto. Ok. Lei vorrebbe dire che io sono rimasto stupido? No, guardi, no, io non voglio dire niente di tutto questo. No, lei lo vuol dire. No, io non lo voglio dire. No, lei ha fatto la faccia. Io non ho fatto nessuna faccia. Lei ha avuto l'intenzione. Senta, ma di non faccia il processo all'intenzione. Io non faccio il processo all'intenzione e non lo faccio. Ma lo sta facendo lei? No, no, lo sta facendo lei, scusa. Ma lo fa lei? Perché io leggo nel pensiero. Ma che legge nel pensiero? Comunque, guardi, lasciamo stare. E lasciamo stare, che è meglio. Che è meglio. Ma guarda. Ha fatto il militare lei? Io sì, signore, ho fatto il militare. 3 anni di militare a Cuneo, nel 5° reggimento bersaglieri. Ero barbiere. Facevo la barba a tutti i soldati, posavo gli ufficiali, posavo anche il colonnello. Sì, vabbè, questo comunque non interessa. Interessa lei, vabbè, a me non interessa. Lei si metta seduto e attenda la chiamata. Attento? La chiamata. Perché è scoppiata la guerra? È scoppiata la guerra. Dice, attenta la chiamata. La guerra con la... Che c'entra? La guerra con la chiamata? Che chiamata? Che guerra? Lei ci deve sedere. E l'impiegato chiama, secondo dei lavori e delle attitudini, quando l'interessato sente il suo lavoro, si presenta qui al bancone. Allora è una chiamata civile. È una chiamata civile. Non è una chiamata civile militare. E che cos'è? Vuole sedere. E che cos'è? Se... Come che cos'è? È una chiamata parastatale. Ma che basta? Basta! Non mi faccia il piacere. Ma faccia la cortesia. Ma la faccia lei la cortesia. Ma guarda che c'è. E non si altri, sa. Lei non sa chi sono io. Io sono un pubblico impiegato. Io non lo sono ancora, ma lo sarò. Va bene. Ha capito? Ma guardali. O dice che uno si butta a sinistra. Interprete. Eccomi qua. Parlo con francese? Oui! Vous avez azzicato proprio, eh? Io a Parigi vago spiss. Oui. Pasche? Perché ci tengo la sia Nicolette, la Bedov. Oui. E le Bedov, Pasche, le Marie, Le Moreau, vous voulez savoir Pasquale Marie Le Moreau? Pasquale Marie Le Moreau, glielo dico subito. Tout de suite. Le Marie, un giorno, il era malato, se si sentiva poco bene, andò in una farmacia e comprò un liquido di lassative, n'est-ce pas? Andò alla maison e après mezz'ora si tranquillò le liquide, si mise da un lì e sciopò. Vous avez compris? Pasquale, ho compreso, caso signore, che qui ci deve essere un grosso equivoco, sa? Ma scusa, lui parla italiano? Certo! E mi fa fare tutta questa fatica a spiegare gli affari miei in francese. Devo controllare la padronanza della lingua. Qui sa, bisogna conoscerne perlomeno 4 o 5. 4 posso garantire, 5 no. E quali sa? Napoletano, siciliano, giapponese e cinese. Oh, dico... conosce il cinese? Il pacco. Sarajevo, Nicosia. Come? Sarajevo, Nicosia. E che significa? Lei parla cinese? No! E allora perché glielo spiego se non lo capisce, scusi. Insomma, le lingue orientali non servono. Sa almeno l'inglese? Inglese sì, ma non subito. E quando? Lo sto studiando, sono un anno. Già, noi aspettiamo un anno, no? Non vuole. Qui occorrono subito, non abbiamo tempo da perdere. Qui ci occorre un poliglotta, No, io il poliglotta non ce l'ho, io sono sincero. Ma posso andare da un amico mio, che ce l'ha, me lo faccio prestare e glielo porto. Guardi che questa amico mio c'ha dei poliglotti che sono alti così, sa? Vada. Dica per scherzo. Vada. No, perché dici... Vada! Dato che... Vada posto, via! Poi dici che uno si butta a destra. Oh. Non sai dove ti devi buttare, porca miseria. Tanto meglio. Balia? C'è una balia? Eccola. Asciutta? Oh, balante. A tuo figlio. Ma dico, non vuole mica farmi credere che lei...
sono attrezzatissimo, perché vuole convincersi, ecco qua, qui c'è il latte, qui c'è il caffè, e se vuole le posso anche preparare un ottimo cappuccino, stia a guardare. Ma guarda che sta facendo, ma la marchè, ma va, no, stia a ti lasci lavorare. Oh, ma guarda che assaggi, assaggiare, che schifo, ma guarda che fa. Si permette di sprezzare il mio prodotto. Ma guarda che roba, ma guarda che roba veramente. Ma poi, insomma, in sostanza, il bambino cosa vuole che ne sappia? E ho questo, ho quello per lui stesso. Vedrà che il bambino quando è grande se ne pentirà. Io sono un'ottima balia. Io l'ho allattato da piccoli. Vai, ecco, buongiorno. Arriviamo e la sono. Beh, basta, adesso non mi faccio prendere più tempo. Vado a posto, vado a sedersi. Sì, per fare, lei è quello di prima. Ma non è quello di prima. No, lavoro, lei è quello di prima. No, quello non mi faccio ripensare a prima. Prego, c'è un lavorante parrucchiere? Presente. Ancora lei? Questa volta ne ho il diritto, amico mio, sarà. Perché lei è del mestiere? Sì, 3 anni di parrucchiere nel 5° reggimento bersagliere, lo sanno tutti, e lui lo sa. Glielo domani, glielo dico, signore. Ma tu sai viene? Sì, sì, lui è un... Ma che ne so? Non so niente, niente. Basta, la parrucchiere. Adesso lo nega, lei. Va bene, già, già lei è il solito. Non lei è il solito. Non è quello di prima. Senta, si presenta questo diritto. Basta che non me lo veda più davanti, capito? Via, fuori, lo beva lei. Lo beva lei. E poi si dice che uno si butta al centro. Porca miseria, è ora di finirlo, sa. Buongiorno, signor. Molto felice di riceverla nel mio negozio, grazie. Eccellenza, ma che cosa fa l'impalata? Si mette a sedere, si accomodi, eccellenza. Grazie. Sono molto felice di averla qui. Sì. Si accomodi, eccellenza. Quindi qui? Prego, prego, si sieda. Sta comodo, eccellenza? Sì, grazie. Vuole qualche cuscina, eccellenza? No, grazie, sto bene così. Faccia complimenti. Prego, si accomodi. Grazie. Eccoci qua. Mi perdoni una domanda. Lei è forse l'ambasciatore inglese? No, io no. Sì, ho portato qualche ambasciata qualche volta, ma qui in Italia... Ah, capisco, ambasciata italiana. Ambasciata italiana. Ben. Sì. Mi dica, sono a disposizione. Ecco qua, io veramente, veramente non sono venuto da me. Ah no? No, per essere chiaro. Mi ci hanno mandato, ecco. Ah, capisco, sì. Che mia cliente, e se non è opportuno, eccellenza, mi scusi, eccellenza. Ma prego, ne pare. Chi è che l'ha mandato? Un suo amico che lo conosce molto bene. Sai, io, modestamente, eccellenza, ho tanti amici, tanti. Beh, uno di questi. Sì, ma quale? Non so, forse... l'ambasciatore del Perù! No, però no. Del Perù? Del Perù? No. Non è del Perù. Non è perugino quello forse lì. Forse quella... aspetti... Cosa? L'ha detto, cosa? Cosa? E cosa mi ha mandato qua? Cosa? Chi? No. Quello che c'ha la bottega, quel negozio, quella bottega. Ah, il gioielliere! No, il gioielliere no. No? No, sta vicino a un gioielliere però, sì? C'è il negozio vicino al gioielliere. Vicino al gioielliere. C'ha quel negozio di agenzia. Agenzia? Di agenzia, che è quello che colloca le cameriere, le cuoche, le balie, gli infermieri, i giardinieri, cuochi. Ah, ma... Capito? Ho capito. È l'agenzia di collocamento. Esatto. Ah, ma allora lei non è un cliente. È venuto qua per cercare lavoro. E me lo poteva dire subito, no? Ma lei non mi ha fatto parlare. Esatto. Mi ha abbuffato di eccellenza. Scusi. È naturale, vi avevo preso per un cliente. Ma vi hanno detto di venire proprio da me. Sì, sì, dice, vai là, da quello lì, quello già lo sa che... Come sai, quello lì? Quello lì. Ma che quello lì? Io ho un nome. Sì, signore. E non lo sapete mio nome? Me l'hanno detto, ma sa, io sono di felice memoria e l'ho dimenticato. Ah, bravo, lo conosce tutta Roma? Lo so. Lei siete lì, sulla vetrata. Sì, là, sulla vetrata. Sulla vetrata della finestra? Esatto. Olli, doppia L? Sì. Olli Mac, straniero. Ma che Olli Mac? Al contrario. Ah, al contrario? Esatto. Sembra Olli Macco, Ma no, al contrario voi, al contrario... Leggete qua, fate prima. Ah, Camillo. No, le lettere piccole io non le vedo. Va bene. No. Io veramente avevo richiesto un lavorante, però... per la verità avrei preferito che mi avessero mandato un giovane, con una bella figura. Voi non vi offendete, ma io questo ce l'ho. Se non rispondete a questi requisiti. Oh, dite un po', siete abile? Io abilissimo. Cosa sapete fare? Barba, capelli, contropelo e saponata. Cosa c'entra? Una bella saponata. Ma non siamo mica dal... Olli macchina, saponata ci vuole. Non siamo dal barbiere. Questo è un coiffé à pour dame. Coiffé à pour dame. Dan signora. Avete capito? Sì, signore. Cos'è? È un caffè per signore. Meno male che avete capito. Ma no. Ma no, qui la barba non c'entra.
né signore, non si fanno la barba. Olli, ma ne è ingenuo. Qualche signore la barba se la fa, e come? Beh, forse avete ragione. C'è qualche signora che se la fa la barba. Beh, non bisogna dirlo. Specialmente ai miei clienti, perché qui viene una clientela molto poliglotta. Soprattutto si parla francese. Voi sapete parlare francese? Per me il francese è come andare a nozze. Ah, beh, non capisco. Insomma, lo conoscete abbastanza? Oui, un petit peu. Un petit peu, volete dire. Sì. Insomma, avete lavorato in Francia? Molti anni. Ah, oh, bene. Ho lavorato a Parigi, proprio nel centro, nel cuore di Parigi. Bien, bien, bien. E come vi chiamate? Il mio nome? Oui. Rio de Janeiro, monsieur. Non ci siamo capiti. Ho detto il vostro nome. Monsieur, io mi chiamo Rio de Janeiro. E che nome è questo, Rio de Janeiro? Il mio nome è in francese, si parla francese. Ma voi non siete napoletano? Io sono napoletano autentico. E allora a Napoli il vostro nome come si dice? Ma in francese era tradotto, capito? Ma che tradotto? A Napoli si dice Rosario de Gennaro. Rosario di nome, de Gennaro di cagnome. E in francese secondo? Rio de Janeiro. Secondo voi? Letteralmente. Ma va bene, va bene, ma non va, no. Qui per l'ambiente ci vuole, come dire, un nome d'arte. Ci vuole qualche cosa di più per le donne, sapete? Un nome che faccia colpo sulle donne. Cannone? No. Si presenta Cannone? Carità, mi sembra un nome Cannone. No, no, una cosa roboante, che so. Ottone? Troppo pesante. C'era un imperatore di Germania, Ottone. Sì, vabbè, ma è pesante, Ottone. Te lo guardi sul qui. Piombo? No. Piombo è più una cosa più leggera. Piombino? Piccolo, quei piombini? No, non avete capito il senso, una cosetta in fro... Ci sono! Ho trovato! Li chiameremo Lallo. Perché? Ecco qua, questo è il vostro camice di lavoro. Indossate questo e prendete servizio subito. Subito? Subito, siamo soli. Sì. Oh, sentite, vi devo avvertire di una cosa. Vi ho già detto, qui c'è una clientela molto, molto suscettibile. Sì, elegante. Elegante, sì, quindi bisogna trattarla con molto caro, sì, e molta delicatezza. Sicuramente. Siccome ci sono delle belle donne, bisogna soprattutto dimenticare di essere uomini. Sì, avete capito? Sì, perché la donna gli si può mettere in suggestione. Sì, già cattivare la loro grazia, sembra diventare un po' come le loro amiche. Amichette! Guardate, fate così che andrete benissimo, come faccio io, guardate. Sì. Quando viene una signora, voi andate incontro, fate un bello inchino così. E poi, no, signora, ma che piacere di vederla! Ma come fa a conservarsi così? Tutte quelle cose... Complimenti. Sta a vedere, Oh, signora, sì. Come va? Sì. Ma che complimenti! No, quando mi fa piacere averla vista, non le vedevamo più da un tempo. Ah, come sta la famiglia? No. Il marito sta bene, il marito? Credevamo che fosse morto. Che morto? Che ti piglia un colpo? Ma come ti piglia un colpo? Ma che vi sembra un complimento? No, è per far vedere che uno è in casa, affezionale, capito? Pensavamo che lei avesse cambiato cliente. Avete scambiato il negozio. Noi ci dispiace. Bravo, così signor. Una cosa che si tenga. Alla fine del servizio, un altro bell'inchino e dovete dire, è rimasta contenta, signora? È rimasta contenta, signora? È rimasta contenta, signora? È carina? Sì. C'ha la cera? Sì. Oh, è rimasta contenta, signore, però non sono rimasto contento io. Perché di pecunia non ne abbiamo parlato. Ah, ed io magno. Già, avete ragione. Toujours, magno tu stipendio, lo stipendio, va bene, parliamo subito. Sì, parliamolo subito. Sì. Caro Eggi, non si rivedi solo pane, ci vuole anche il comba natico. Giusto. Lo stipendio bisogna assodarlo. Ditemi le vostre pretese e io sono qui per ascoltarvi. Allora, quanto volete? Lei mi dovrebbe dare. Ah no, ma esageriamo, giovanotto, ma dico dove siamo arrivati? No, è troppo. Troppo, Sì. Ho un difetto io. E allora facciamo così, mi dia... Ma neanche per sogno, ma no, siamo lontani, neanche la metà. Ma chi ci scherza? Insomma, come faccio avere una controfferma? Ecco, questa è una proposta sensata. Faccio io, Allora io vi darò... Ma che sei impazzito, lei? Ma non potrai comprare nemmeno un pacchetto di sigarette. E allora devo mangiare. È giusto. E allora facciamo così. Invece io... No. Sono pochissime. Solo bisogna aumentarle. Ma se io ancora non l'ho parlato? È perché lei mi ha fatto parlare prima a me. Va bene. Allora vuol dire che io vi darò 30.000 lire al mese, signora. Ma non una lira di più perché non posso. 30.000 lire al mese? Sì. 30. Quando fanno al giorno? Beh, 1.000 lire. Già, 30 al mese, 1.000 lire. 1.000 lire al giorno. Ogni giorno fanno 1.000 lire. Sì. Beh,
dovrebbe fare una cosa. Ogni giorno darmi la mia brava 1000 lire, la millata, che non posso aspettare un mese per avere i soldi. Ho capito. Ogni giorno volete 1000 lire? Sì, un rame sigarette, cima d'oro. Va bene, ogni giorno vi darò 1000 lire. Le mie vite però se ne vanno giornalmente. Alla settimana che faccio? Guardo a lei. E allora? E mi dovrebbe dare la mia brava settimana, 7000 lire. Alla fine della settimana? 7000 lire. E quando è la fine della quindicina poi? Ti do 15000 lire. E se no che vado a zonzo? È giusto. E poi magari alla fine del mese mi do 30000 lire. Esatto. E alla fine dell'anno 365. Come vuole? Ma dico, ma che siamo diventati male? Ma che siamo diventati tratti da vera? Martino. Ma scusi, il mese di quanti giorni è composto? 30 giorni. 30 giorni a novembre? Sì, signore. Con aprile, giugno e settembre. Di 28, quanti ce ne sono? Ce n'è uno. E tutti gli altri? Ne ha 31. E si tratta di 1000 lire in più, ce la rimetto io. E che diavolo. Ma senti che ragionamento. Sentite, giovanotto, fatti chiari, amicizia lunga, come si dice. 30.000 lire al mese, o bere o affogare. Per forza, viva la gola, bevo. Oh, e allora. E che soffisso, a fuoco.